Mi nombre è Clemente Balmaseda, sono il presidente della Croce Rossa Nicaraguense. Prima di tutto un affettuoso saluto a tutti gli amici della Croce Rossa Italiana che hanno collaborato in questi anni con la Croce Rossa Nicaraguense a seguito dell'uragano Mitch. La Croce Rossa Italiana ci ha aiutato in diverse attività. Abbiamo sviluppato un progetto molto interessante di prevenzione dell'HIV-AIDS nella città di Granada e hanno collaborato qui in alcuni quartieri di Managua con la costruzione di una scuola e attualmente stiamo sviluppando un progetto molto interessante nell'isola di Ometepe per la costruzione di latrine, un sistema di acqua potabile e una cosa molto importante, la Croce Rossa Nicaraguense che è stata fondata 78 anni fa non ha mai avuto una rappresentazione nell'isola di Ometepe e per la prima volta in tutti questi anni, grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, abbiamo fondato un posto di soccorso nell'isola di Ometepe. Abbiamo formato persone dell'isola in salute comunitaria, a volontari in primo soccorso, e i quali sono pronti a dare risposta in caso di disastro. È importante menzionare che l'isola di Ometepe è uno dei municipi catalogati come di più alto rischio in tutto il paese perché ha un vulcano attivo che costantemente e periodicamente emette gas e ceneri. Tutto questo che abbiamo fatto a favore della popolazione dell'isola di Ometepe, includendo i municipi di Altagracia e Moyogalpa, è stato grazie alla preziosa collaborazione della Croce Rossa Italiana e per questo voglio ancora una volta ringraziare come Presidente della Croce Rossa Nicaraguense al Presidente della Croce Rossa Italiana e a tutto il personale che ha collaborato con la Croce Rossa Nicaraguense. Grazie. Sono Roberta Fusacchio, la delegata della Croce Rossa Italiana in Nicaragua. La Croce Rossa Italiana ha una delegazione in Nicaragua dal 1998, anno dell'uragano Mitch, che fu una grandissima emergenza umanitaria per tutto il Centro America. La Croce Rossa Italiana ha aiutato la Croce Rossa Nicaraguense in un progetto di Water and Sanitation nell'isola di Ometepe con la costruzione di 500 latrine in 4 comunità dell'isola e con il rafforzamento di un posto di soccorso che si era creato con un precedente progetto. Thank you.
pure Eric Danilo. Il mio nome è Eric Danilo Reyes, sono l'amministratore della Croce Rossa Italiana in Nicaragua. In questo momento stiamo chiudendo il progetto Mi Hogar Saludable, che ha avuto un budget di circa $195,000 finanziati dalla Croce Rossa Italiana. Approssimamente. Il progetto è durato 12 mesi. Questo secondo progetto, finanziato dalla Croce Rossa Italiana, si chiama Mi Hogar Saludable. Iniziò nel giugno del 2011 con una durazione di 12 mesi. Le aree di lavoro del progetto sono state tre e siamo riusciti a raggiungere tutti i risultati. Per esempio, la formazione di 4 brigate comunitarie con membri delle stesse comunità beneficiate. Capacitación de 4 brigadas comunitarias con miembros de las mismas comunidades beneficiadas. Sono state formate 20 persone che a loro volta hanno replicato la formazione a 200 persone. A 200 persone beneficiate direttamente. I temi affrontati sono stati il lavaggio delle mani, l'utilizzazione corretta della latrina, l'igiene in casa per una migliore salute di tutta la comunità. L'area di lavoro della costruzione delle latrine. Abbiamo costruito 500 latrine in 5 comunità dell'isola, che equivale a 500 famiglie beneficiate direttamente, ossia 2.700 persone che utilizzano queste latrine. Di queste 500 latrine, circa il 60% sono state date a famiglie che non possedevano nessuna latrina, nessun servizio igienico. Le restanti sono state donate a famiglie che avevano la latrina, però in pessimo stato. Questo obiettivo è stato raggiunto con la collaborazione delle famiglie beneficiate, che hanno apportato parte del materiale di costruzione, come la pietra Bolon, che si trova in grande quantità nell'isola, e questo non ha affettato l'economia delle famiglie. Con la sabbia, anche questo materiale è molto presente nella zona. Un altro apporto delle famiglie è stato quello di mettere a disposizione dei muratori un aiutante per facilitare il loro lavoro. Della comunità fu mettere la mano d'obra di un aiutante che iba a facilitarle también el trabajo a los albañiles nuestros, ¿verdad? Hasta tener concluida la letrina por vivienda. Un altro risultato raggiunto è stata la formazione dei volontari dell'isola in primo soccorso. Questo processo di formazione durò 4 mesi, tutti fine settimana. Hanno terminato il corso 15 volontari che rimarranno come soccorritori nel posto di soccorso. Questo gruppo verrà gestito da un comitato coordinatore. Questo comitato coordinatore è stato possibile leggerlo grazie a questo progetto che ha supportato e finanziato le elezioni e il giuramento dei membri eletti. Rimangono loro ora in carico del posto di soccorso, del suo buon funzionamento e della sua sostenibilità, una volta che la Croce Rossa Italiana terminerà il progetto. En esta isla, una vez que Cruz Roja Italiana se retire al finalizar este proyecto.
Sono molto grata di essere stata beneficiata con questa lettrina. Sono una donna povera e sola non avrei potuto comprarla. Ringrazio molto la Croce Rossa Italiana che mi ha scelto come beneficiaria. Prometto di farne un buon uso e di averne cura. Grazie mille. Cuidarla mucho y muchísimas gracias, agradezco mucho. Soy madre de dos niñas y sono mamma di due bambine e la situazione è molto dura. Credo che non sarei stata in grado di fare una latrina come questa. Grazie mille. Muy buenas tardes, soy de aquí de La Flor, Isla de Ometepe. Buonasera, sono della comunità della Flor, Isola di Ometepe. Mi chiamo Ada Francisco Ortiz e sono molto felice di questa donazione, perché non ne avevamo uno. Questa è la prima volta, vi ringraziamo molto. Viviamo qui da 3 anni e non avevamo nessun tipo di servizio igienico per mancanza di risorse. Grazie mille. Grazie.